La commedia dipinta, una serie di cartoni dedicati alle tre cantiche della Divina Commedia, in mostra all'Urban Center per tutto il mese di settembre e per i primi giorni di ottobre. Fra le opere esposte, le arpie del compianto maestro Ruffini. Sono esparsi 18 cartoni a soggetto dantesco, furono realizzati nel 65 da artisti di chiara fama, alcuni come Sassu, Migneco, Brancaccio, Saetti e tanti altri che sono stati esposti per l'occasione. Sono proprio i bozzetti originali sui quali poi che servirono proprio da traccia per la realizzazione di altrettanti mosaici, realizzati da mosaicisti ravennati, nomi come Signorini, Salietti, Nesberti, Morigi, a Ravenna diciamo che sono conosciuti da tutti, insomma fanno parte del nostro contesto. Sono stati restaurati, erano nel deposito del museo, sono stati restaurati nel 65 grazie a un contributo della Regione Emilia-Romagna, quindi la Regione collabora con noi e condivide con noi questi progetti di conservazione. In questo caso si tratta anche proprio di soggetti che rappresentano l'identità culturale di Ravenna, Dante è Ravenna, e sono stati esposti, diciamo, per la prima volta dopo questo restauro che come lavoro in sé però è stato portato anche al Salone del Restauro di Ferrara come esempio proprio di lavoro di conservazione e di restauro particolarmente impegnativo perché si tratta di materiali molto molto delicati, in gran parte cartacei. Fra queste opere c'è anche un omaggio al compianto Ruffini. Fanno parte di questi 18 cartoni anche le arpie, un cartone intitolato Le arpie di Giulio Ruffini, quindi siamo all'interno dell'inferno perché naturalmente sono illustrate le varie cantiche, inferno, paradiso e purgatorio. L'abbiamo voluto inserire quest'opera a ricordo appunto del maestro, che tra l'altro ha lasciato al museo un nucleo molto importante di incisioni e quindi la collezione contemporanea, in particolare la grafica del museo, si sono ulteriormente arricchite grazie a questa sua donazione. Federico Lega per Ravenna Web TV.